Salve a tutti, ciao Giorgio, sono Gianluca Monaco, noi ci conosciamo benissimo e rappresento la scuola di studi Giacinto Auriti, la scuola di studi giuridici e monetari, scuola nata per colmare un po' quelle che sono le lacune informative rispetto alla sovranità monetaria e alla legislazione, alla giurisprudenza e alla mancanza appunto di questa sovranità monetaria. Oggi qui agli Stati Generali Dite cosa sono gli Stati Generali, i nostri amici se lo vogliono vedere lo vedranno perché è stato firmato qualsiasi intervento. Noi stiamo facendo piccole interviste così a latere e che verranno messe tanto su Alba Mediterranea quanto su Accademia della Libertà proprio per far vedere la nostra partecipazione a questo consesso. Sì. Tra l'altro io oggi non ho partecipato come scuola auritiana, però comunque c'è da dire che gli Stati Generali associativi intendono creare questa forza pubblica di opinione per agire in maniera giuridica e giurisdizionale nei confronti della politica, nel disconoscere i trattati europei come giustamente sentenziati e come ha detto anche l'ex membro della Corte Costituzionale Paolo Maddalena. Non dimentichiamo che il Parlamento attualmente eletto è incostituzionale, quindi tutti gli atti che si stanno facendo sono incostituzionali. Attento che qui ti interrompo, attenzione, come è la questione che ho sollevato proprio nell'ambito del Consiglio qui che abbiamo fatto, questo fatto dovrebbe aver determinato nelle coscienze dei cittadini, qualora esistessero, la volontà di reagire, perché noi, attenzione, noi stiamo sotto un governo illegittimo, non perché lo diciamo noi, ma perché l'hanno detto loro stessi. Malgrado questo, quello continua sistematicamente a vessare sistematicamente il popolo italiano con tutte leggi assurde, oltre che incostituzionali e illegali. Siamo arrivati al punto che l'attuale presidente di questa pseudo repubblica, che è stato membro della Corte Costituzionale, è stato capace di farsi eleggere presidente di questa stranissima e schifosissima Repubblica proprio da quel Parlamento che lui aveva decretato essere inutile e fasullo. Più di così dove vogliamo andare? Prosegui. Allora, esattamente, se abbiamo fatto caso, la Corte Costituzionale, da quando non c'è più l'attuale Presidente della Repubblica, sta dando delle belle sentenze. L'ultima è quella che appunto qui poi illustrerò, l'ultima riguarda appunto la incostituzionalità della legge che fece Monti, la legge prevalentemente nell'articolo 24 della legge del 6 dicembre 2011. La Corte Costituzionale ha reso anticostituzionale quella legge perché la convertibilità delle lire in euro non è stata più possibile con un'anticipazione di 3 mesi. Scadeva la non convertibilità il 28 dicembre del 2012. Il governo Monti, insediatosi a novembre 2011, la prima cosa che ha fatto, con decreto immediato, con legge quindi efficacia immediata, è stata quella di impossibilitare più la conversione delle lire. La Banca d'Italia aveva contabilizzato che in circolazione ci fossero ancora 1.200.000.000 milioni di euro in lire, ovviamente sì. Quotazione sì, in euro. Una quantità di lire pari esattamente a, calcolati in euro, certo. Praticamente i possessori si sono visti nell'impossibilità di poterli convertire, hanno fatto denuncia al Tribunale di Milano, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha individuato proprio che c'è stata una espropriazione del bene monetario riconosciuto come potere di acquisto. Tra le altre espropriazioni, esattamente. Questa è l'ultimo sì. Tocco da parte di Monti, che io ho sempre definito cretino e infartuato al cervello. Certamente, con ovviamente la violazione quindi dell'articolo 42 della Costituzione e l'articolo 3 della Costituzione, perché ha creato questo un danno, quindi un ostacolo al benessere economico dei possessori della moneta, e di conseguenza oggi il Banca d'Italia e il Ministero delle Finanze stanno vedendo come risolvere la questione. Beh, noi consigliamo ai nostri amici di andare ad aggranellare tutte le lire che hanno, presentarsi agli uffici
delle sezioni della Banca d'Italia presenti in tutti i capoluoghi di provincia. Certamente. E pretendere il cambio in euro, se vogliono fare. Certamente, chi ha ancora le lire, se le vuole tenere come ricordo, altrimenti sappia che la Corte Costituzionale ha praticamente annullato la legge Monti. Ma il bello qual è? O brutto, diciamo, dai punti di vista. Da un punto di vista ironico, diciamo che la Banca d'Italia con quella legge ha pagato all'erario, come era previsto, 1.200.000.000 di euro. L'erario con quei soldi praticamente ha utilizzato quei soldi per depositarli nel fondo ammortamento del debito pubblico, fondo ammortamento che praticamente è il fondo di garanzia per le banche che detengono il debito pubblico. Di conseguenza lo Stato ha incassato quei soldi. Ora il problema si pone perché la Banca d'Italia, dopo la sentenza, il problema si pone per la Banca d'Italia che comunque quei soldi li ha già pagati allo Stato e quindi non può convertire le lire a chi le presenta. Lo Stato quei soldi li ha utilizzati per ammortizzare il debito pubblico, ma la Corte Costituzionale, questo è il bello della sentenza, riconosce che l'espropriazione è stata, quindi innanzitutto riconosce il bene privato della moneta al portatore, riconosce l'espropriazione senza corrispettivo, in base all'articolo 42,3 della Costituzione, perché? Perché non c'è stato il beneficio della pubblica utilità con quell'esproprio, in quanto andando a mettere quei soldi non riconoscendo la convertibilità e utilizzando quei soldi residui nel fondo ammortamento debito pubblico, il debito pubblico non è sceso, ma ha fatto, secondo l'articolo 3 della Costituzione, una discriminazione nei confronti di quei possessori delle lire, perché li ha privati del loro potere di acquisto e quindi del loro bene economico in favore di quei pochi detentori del debito pubblico, che sono le banche. Ma questa è una sentenza che adesso chiederemo anche al Presidente Paolo Maddalena, come possiamo far valere anche da un punto di vista... Intanto si tratta di piantare e cominciare a fare delle innanzitutto campe. Innanzitutto si tratta di denunciare questa situazione, accusare le banche, perché questa è un'appropriazione continuativa delle banche, ad azione di un personaggio che è stato nominato artificialmente capo del governo, non essendo stato eletto né tantomeno votato, da un Presidente della Repubblica che non poteva continuare a rimanere. Certamente. Presidente della Repubblica, oltre i 7 anni in cui è stato Presidente della Repubblica, tale personaggio chiamato Giorgio Napolitano, che noi abbiamo più volte denunciato per alto tradimento, esattamente 7 volte, denunciato proprio per questa questione, per cui io invito tutti i nostri amici a prendere carta e penna e denunciare questa masnada di delinquenti. Beh, più che denunciare, ecco, oggi siamo qui per capire adesso anche come agire, perché questa sentenza, diciamo, che dà ragione a quello che diceva Oridi, che la moneta è di proprietà del portatore. Riconosciuta la moneta di proprietà del portatore, tra l'altro la sentenza fa anche riferimento, comunque il Tribunale di Milano faceva anche riferimento all'articolo 1 del CEDU, della Carta Europea dei Diritti Umani. Di conseguenza adesso vedremo come poter far valere questa cosa, non soltanto nei confronti di quei detentori delle lire, ma appunto in funzione della sentenza è riconosciuta la moneta di proprietà del cittadino. Ora, mentre prima c'era una conversione da banconote che andavano fuori corso a banconote di nuovo corso, quindi non si praticamente perdeva potere d'acquisto, quindi non si perdeva alcun bene. Con la conversione in euro noi abbiamo dato una moneta nostra in cambio di una moneta non nostra. Nulla, non nostra, quindi privata, quindi siamo stati espropriati. Esattamente. E questa sentenza, ecco, noi riteniamo che dia pienamente ragione a quello che diceva Oriti. Un'altra cosa fondamentale che abbiamo visto oggi, praticamente tutte le leggi che sono state fatte all'interno comunque di questo sistema euro per poter cercare di portare comunque beneficio alla comunità economica europea italiana, cioè quindi alla
la forza economica dell'Italia, quindi tutto l'indotto industriale, tutta l'economia italiana, sono state puntualmente disattese, con ovviamente quei colpi di Stato soft che... Continuativi. Come un ictus cerebrale, quel tipo di ictus che ha regolarmente, e lo ripeto, Monti. Guardate, c'è praticamente una cosa, voi pensate che il Tremonti fece una cosa geniale. Presidente dell'Aspen, però fece una cosa geniale, cioè praticamente ideò l'articolo 19,10 della legge 262 del 2005, in cui aveva previsto che le quote della Banca d'Italia venissero ridefinite e andassero allo Stato. Ben sapendo che gli avrebbero risposto picche, perché queste leggi non vengono fatte così a occhi chiusi, sapeva benissimo come avrebbero risposto. No, attenzione. I pareri che diede la BCE non furono negativi su questa cosa, perché la BCE disse: va bene, a noi non ci interessa di chi sia la proprietà della Banca d'Italia, tanto l'euro è nostro, voi dovete utilizzare l'euro che è nostro, e la politica non può interferire con il direttorio, quindi nelle decisioni di politica monetaria. Ma questo che cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato che comunque tutti i benefici da interessi, da signoraggio delle banche partecipanti al capitale della Banca d'Italia sarebbero andati comunque allo Stato. E di conseguenza lo Stato avrebbe potuto utilizzarle. La proprietà, attenzione, lo dico per i nostri amici che non capiscono spesso il meccanismo, la proprietà della Banca d'Italia non incide assolutamente sul percentuale di interessi che la Banca d'Italia, alla cui la Banca d'Italia ha diritto per la partecipazione alla Banca Centrale Europea. Assolutamente. Io della Banca d'Italia posso fare quello che voglio. Come diceva Riti, l'usuraio può essere pubblico o privato, sempre usuraio. Esattamente. Ma c'è di più. E qui diciamo posso smontare, posso dire che non è vero che Tremonti sapeva che noi l'avrebbero accettate. Primo, per i pareri di risposta della BCE. Secondo, perché nel 2013, prima della rimodulazione del capitale, del patrimonio capitale della Banca d'Italia e della rimodulazione delle quote, la Banca d'Italia fece una riunione, c'è un documento che noi presto pubblicheremo, ma si può visionare sul sito della Banca d'Italia, in cui diceva che bisognava praticamente neutralizzare l'effetto negativo della legge 262 del 2005 e quindi in particolare nella pubblicizzazione delle quote della Banca d'Italia. Perché questo? Perché lo Stato avrebbe tratto benefici e soprattutto che bisognava far sì che la Banca d'Italia continuasse ad essere indipendente dalla politica e quindi a non subire gli effetti negativi della politica. Ora noi ci spieghiamo una cosa: la politica con l'utilizzo dei proventi dalla Banca d'Italia, se fosse stata pubblica, avrebbe comunque usato quei soldi con scelte politiche, un governo di destra avrebbe come sempre stato, un governo di sinistra fino alle privatizzazioni, sempre stato così. Certamente. Quindi, il Ministero del Tesoro controllava perfettamente tutto. Quindi diciamo gli aspetti negativi non ci sono, negativi per chi? Forse per gli azionisti della Banca d'Italia. E solo per perché quelli. Le riserve, quindi cioè scusate, gli accantonamenti e le riserve comunque sarebbero andati agli azionisti. E chi erano gli azionisti con la riforma? Cioè se fosse diventata banca pubblica, la proprietà, tutte le quote fossero state di proprietà dello Stato, ovviamente tutti gli emolumenti, tutte le riserve, tutti gli accantonamenti sarebbero andati al Ministero del Tesoro. Esattamente. Il beneficio sarebbe stato come lo era prima degli anni 90. Ma allora quindi che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di accelerare la rivalutazione delle quote e quindi passare dai famosi 156.000 euro, ricapitalizzarli a 7 miliardi e mezzo, con ovviamente degli studi fatti da loro, affiancati da studi analitici di chiara fama. Nessuno mette in dubbio se valesse o meno 7 miliardi. Ma te lo dico subito io, siccome l'hanno fatto a seguito di una particolare richiesta e non l'hanno fatto spontaneamente, non è valido. C'è da dire una cosa, la fretta... Cioè, è la stessa cosa, che io vengo da te e tu hai messo in vendita una casa a 1.000 lire, no?
siccome io vengo da te, tu mi dici, guardi, che non vale 1.000 lire, vale 2.000 lire, perché l'hai visto che c'è il compratore. Non è vero, non è vero, vale quello che ho detto prima io, che cazzo, sono fare tutte. Sì, perché sono dei truffatori, sì, lo sappiamo. Perché praticamente il Ministero delle Finanze, cioè comunque il Tesoro, o lo Stato, avrebbe potuto riprendersi il capitale intero della Banca d'Italia spendendo soltanto 156.000 euro in quel modo. 156.000 euro, invece in quel modo, rivalutando a 7.500 milioni, ovviamente bisognava creare una legge finanziaria ad hoc per poter investire quei soldi. Ma il bello è un'altra cosa: loro hanno sempre dichiarato che le riserve della Banca d'Italia sono del paese, per cui la Banca d'Italia svolge funzione. Ebbene, voi sapete questi 7.500 milioni da dove li hanno presi? Hanno presi dalle riserve che erano nostre, quindi praticamente hanno preso quei soldi dalle riserve dello Stato. E loro hanno risposto anche alle ultime interrogazioni parlamentari, se non vado errato mi pare che sia stata fatta dal compianto quello soprannominato Erpecora. Ah, Bottempo. Sì, grande piccolo uomo, e mi pare che sia stato lui a fare questa interrogazione. Gli ha detto no, dice, il tesoro, cioè le riserve auree, sono di proprietà della Banca d'Italia. Sì, ma loro lo dichiarano in tutti i documenti ufficiali che comunque le riserve non sono dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, o comunque neanche dei partecipanti al capitale della BCE, sono praticamente dei paesi che le banche centrali ovviamente... di cui le banche centrali gestiscono la politica monetaria. A questo punto non si vede il motivo per cui, se le riserve sono dell'Italia in questo caso, perché bisognava conferirle alla BCE, che è un organismo totalmente autonomo ed indipendente dai governi, esattamente, e dagli stati. E di conseguenza adesso che cosa avverrà? Avverrà che nella rimodulazione delle quote i partecipanti non potranno avere più del 3% di partecipazione, e di conseguenza verranno liquidate tutte quelle banche partecipanti al capitale di Banca d'Italia che hanno le quote eccedenti al 3%. Di conseguenza quei 7.500 milioni serviranno per dare liquidità alle banche. Esatto. E quei 7.500 milioni erano le riserve dello Stato, che la Banca d'Italia ha sempre detto che erano intoccabili. Appunto. Questo, grazie. Speriamo di risentirci qualche altra volta. In ogni caso, se volete visitare il sito della scuola, giacintouriti.eu. Perfetto, abbiamo detto tutto. Grazie a tutti. A presto.